anch'io. Vincenzo Vitale e in divisa anche il nostro Guido Corso che è il direttore. Si è portato appresso la cravatta e mi ha detto: ma devo mettere la cravatta? No, ho detto vai libero, vediamo, che è il nostro direttore di Rai Friuli Venezia Giulia, quindi insomma ospiti eccezionali. Da Milazzo a Trieste, una vita sul mare, una passione impressa nei geni di famiglia, essendo tra l'altro pronipote di un armatore. La carriera del nostro ospite è costellata di incarichi importanti in Italia e all'estero. Dal giugno del 2020 è al timone della Direzione Marittima di Trieste, Guardia Costiera. Nel suo curriculum, tra gli altri, spiccano il diploma all'Accademia di Livorno e la laurea magistrale in Scienze dell'Informazione a Perugia. È una carriera sia nel settore mercantile che militare. Esperto di pirateria marittima e sciagure navali, ha investigato da un punto di vista tecnico anche sul naufragio della Costa Concordia all'Isola del Giglio. Ha partecipato a missioni di pace internazionali, è stato consulente giuridico per la Marina in Yemen. Ha comandato vari porti in Italia. Ama Trieste e il Friuli Venezia Giulia e dunque crediamo che con un po' di tristezza, con un velo di tristezza, a giorni lascerà queste terre per un importante incarico e ci racconterà lui per la prima volta dove andrà. Con lui converserà il direttore della sede RAI di Trieste, Guido Corso, e assieme andremo per i mari a volte perigliosi, però sempre affascinanti. Ecco, Guido Corso, come già detto, dal 2013, prossimo anno facciamo 10 anni, sì, si festeggia. Dirige dalla sede regionale del Friuli Venezia Giulia, che comprende le redazioni giornalistiche e di programmazione nelle lingue italiane, sloveno e friulano. È romano di nascita, con la passione per la recitazione, ed è arrivato a Trieste direttamente dagli States, dove ha vissuto dal 1987 fra Los Angeles e New York. Una carriera in stile americano, la sua, passando attraverso quasi tutti i ruoli aziendali del gruppo RAI, dal commerciale alla produzione, alle redazioni esterne, e poi passare alle risorse umane. Si può dire che nasco in acqua, perché nel rione di Milazzo, che si chiamava Vaccarella, che era un villaggio di pescatori dove i miei avi avevano anche una flotta, era ovvio che a 10 metri dal mare non potevo che abbracciare quel lavoro, tanto in termini di studio, poi successivamente come professione che mi ha portato ad essere oggi qui a comandare la regione marittima del Friuli Venezia Giulia.